Benvenuti e bentornati, rieccoci qua con Planet Zoo. Riprendiamo ovviamente il nostro progettino, il nostro zoo, vediamo un pochino quest'oggi cosa andiamo a fare. Ho fatto qualche piccola modifica e nel mentre qua abbiamo il nostro primo bisontino appena nato. Questo si è addormentato. Capita, signori, capita anche quando si dorme. Si sa, non è una cosa nuova, anzi, ne abbiamo altri due di cucciolini di bisonte. Ne sono cicciati fuori due. Bene, bene, a noi fa molto piacere. Qua sono riuscito a scavare una piccola grotta da fare come rifugio per i nostri bisonti. Guardate come se la ronfano qua insieme ai pecari. Anche i nostri pecarini stanno cicciando fuori come se non ci fosse un domani. Vuol dire che stanno molto bene. Abbiamo già un problema, non è vero, la ricerca. Andiamo avanti. Perfetto, il pecari lo stiamo portando al massimo. Qua abbiamo sbloccato qualcos'altro? Sì, e noi lo accettiamo volentieri. Quindi gli ho fatto una piccola pozza d'acqua, giusto così, perché mi andava, era un po' spoglio a dire il vero questo recinto. Qua si potrebbe fare qualcosa, però non vorrei mettere più di tanta roba, perché sennò poi si scocciano gli animali e non va bene. Qua gli ho fatto, invece che tenere quel rifugio di legno, gli ho cercato di fare una specie di grottina per i nostri pecchi. Io spero che la sfruttino, perché per il momento non sto vedendo ciò, però si vede che gli aggrada più la grotta, è più naturale, fa più ambient. Qui abbiamo sempre i nostri cani della prateria, che vedo che hanno cicciato fuori altri cuccioletti qua. Guardateli qua, che carucci. Oh, che carini, guardali, meravigliosi, meravigliosi. Poi che altro ho fatto? Ah, ho iniziato a mettere varie panchine ovunque, perché sì, perché è giusto così. Guarda, il pecore sta per coprire un esemplare consanguigno. Io non ci posso fare niente, mi dispiace. Come fanno in natura, fanno così. Quindi, stavo mettendo le panchine, poi mi è venuta la bellissima idea di fare una zona picnic, e così l'ho fatta. Quindi qua c'è l'entrata con questo arco in pietra, ho messo qualche piantina. Qua abbiamo sbloccato con le strutture del nuovo mondo, i vasi, i cestini, le panchine, eccetera, che a me fanno molto impazzire, perché sono tutte fatte un pochino di legno, con stile moderno ci sta. E quindi ho fatto il piccolo sentierino con la zona picnic. Adesso vediamo se la sfrutteranno. Ho iniziato a mettere anche qualche palo con le telecamere per la sicurezza, non sia mai qualche vandalo abbia voglia di farci qualche scherzetto. Qua ho iniziato a mettere qualche bidone, perché a sto punto quasi quasi andrei anche a svilupparla verso questo lato qua, lo zoo. Adesso qua abbiamo fatto questa parte qua. L'altra volta avevo detto che dovevamo far sì che i nostri visitatori avessero un pochino più di strutture a loro dedicate. Quindi direi di andare a guardare un pochino dalla mappa tematica che cosa gli aggrada. Allora, diciamo che sono 45 gradi e non va bene. Cioè, nel senso, fa caldo. Fa veramente caldo. Porca miseria, c'è schifosa. Minchia. E va bene. Posso fare dei punti di refrigerio per i nostri amici? Guardate che figata. Anche dove va a fare l'ombra le strutture, creano una piccola aria più fresca, diciamo così. Anche gli alberi. Ho fatto bene allora a metterli dove sono le panchine. Non sia mai. Allora, vedo che qua la gente sta diventando veramente tanta e non va bene. Quindi andiamo a vedere un pochino, vediamo. Sicurezza e criminalità, vediamo un po'. Ok, qua comunque c'è la sicurezza, qua c'è l'omino che sta andando in giro. Perché questo che è successo? L'elemento è stato preso di mira. Attenzione, dai vandali. Sostituisci. Maledetti pezzi di merda. Ah, sono dappertutto, ci sono dappertutto. Poi invece che cosa sarebbe sta roba? Ah, questa è la didattica, perfetto. Sì, è scoperto, ma non vorrei metterci altre vie, sinceramente. Vediamo un po' la felicità dei nostri cari visitatori qua. Beh, beh, c'è qualche gruppo che non è proprio felicissimo, eh. Energia, come siamo messi? Energia. Per il momento ancora bene. La fame, queste sono affamatissime. Mi sa che ci vuole, un altro negozio di bibite e di alimenti.
Le toilet per il momento vanno bene, la didattica fa cagare. Bene, bene. Forse dovrei mettere più, più cartelloni in generale, come ho fatto qua all'entrata. Forse questi potrebbero risultare come cartelloni didattici. Vediamo un po'. Edifici, copertura didattica e visitatori, sì. Sì, 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 sì. Ok, ok. Va bene, ci proveremo in qualche maniera allora, dai, a fare qualcosa di un pochino più didattico. Ma prima di andare avanti, io inizierei a mettere un pochino le strutture per i visitatori che riguardano i chioschi, cioè i chioschi in generale, quindi... Che è sta roba schifosa? Madonna santa. Non mi fa proprio impazzire la bakery, devo dirvi la verità. Però, però, sai com'è, non la fai? Non la fai? Guardate, adesso la mettiamo qua. Fatemi vedere perché... È storto, è un parere mio. Boom, dai, la mettiamo qua, signori. Ci sta, ci vuole. Poi, negozio di cibo non ci interessa per il momento. Andiamo a mettere un negozio di bibite. Qua cosa abbiamo messo? Scusate, andiamo a vedere un attimo. Qua c'è lo chef beef. E qua c'è il gulpi. Ristorante. Ah, interessante il ristorante. Solo che struttura gli posso andare a mettere, scusami. Come posso coprire il ristorante, a dire il vero? Allora, vediamo un attimo. Mostra visibile. Oddio. Non so cosa sia sta roba. Andiamo a mettere i negozi che già abbiamo, perché prima di far danni è meglio... Eccoli qua. Andiamo a fare sempre il doppio, ovviamente. E li andiamo a mettere qua vicino. Anche se andiamo a mettere troppa roba qua, non vorrei che poi si intasasse di gente e i nostri custodi non riescono a raggiungere gli habitat nel minor tempo possibile. Metti caso che vi è un'emergenza. Magari facciamo una roba. Visto che qua comunque poi proseguirà la strada, possiamo congiungere poi anche la zona, la zona picnic, la zona barbecue, buonanotte. Cosa andiamo a mettergli al suo interno? Vediamo un po'. Il Barney Biggs, io sinceramente lo andrei a mettere, a dire la verità. Sbagliato tantissimo, non era questo che volevo fare. Ok, oh, e vai. Ci vuole tanto poco. Questo cosa sarebbe poi, tra l'altro, che non lo so. Lo Chef Beef, l'Info Point, sempre Chef Beef. Le persone aggrada, solo che perché non riesco a mettere un sentiero? Orco Giuda. Ok, può andare? Ci siamo? È a posto? Sembrerebbe di sì. Quindi abbiamo messo un altro negozio di bevande, di cibo, che a noi piace tanto. Vediamo un pochino qua. E altra sfida fatta? Sembrerebbe di no. Adotta specie d'habitat. Adotta e colloca due esemplari d'habitat di specie diverse. Sì, sì, adesso con calma. Aspetta un attimo, fammi vedere che cosa ci ha ricercato la veterinaria. Un'altra cosa che ho fatto, sono andato ad aumentare ogni tipo di dipendente, gli sono andato ad aumentare di una stellina, perché così i loro lavori riescono a fare molto meglio. Quindi ci sta, ci sta. Come la tizia che ricerca, la veterinaria almeno dovrebbe ricercare più veloce, almeno a me sembra così. Quindi ci potrebbe stare. Il meccanico, detto la sicurezza, eccetera eccetera. Vedo che comunque qui anche i custodi, anche se sono in tre, stanno facendo fatica. A sto punto io un altro lo vado ad assumere, perché non si sa mai, non si sa mai. Se qualcuno vuole anche venire da questa parte a prendere il cibo, cosa dite? Non ci sono habitat da questa parte, quindi immagino che la gente non ci venga per quel motivo lì. Prima di far cagate gli mettiamo anche qualche bidoncino, perché la gente sporca, mannaggia. Oh, perché non me la metti? Come irregolare. Oh, perfetto, guarda qua che figata, che meraviglia. Poi per abbellire, signori, possiamo andare a fare anche delle robe del genere. Mettigli qualche alberello, qualche cosina così. Guarda che caruccio questo.
Però non sono convinto, non sono... Madonna mia. Un po' troppo grandi. Più piccolini magari? Cosa ne dite? Ecco, come non detto. Vado qui, me lo duplico e via. Olè, gli ho messo anche qualche alberello. Ok, mi sono spostato perché ero in mezzo al cazzius. Così almeno qui c'è un pochino più di ombra. Magari la gente si rinfresca un pochetto. E oh, vedete, inizia ad arrivare il gentume. Inizia ad arrivare. Che è successo? Oddio, animale morto, vecchiaia. Vabbè, signori, che ci devi fare? Purtroppo. Se la vi, signori. Oh, habitat. Fammi un po' vedere che cosa mi ha sbloccato con l'habitat. Progetti habitat livello 1. Vale a dire. Vediamo un pochino. Habitat. Ah. Ok, buono. Si è sbloccato delle strutturine in più. Ci sta. Ottimo. Questo qua telaio da brachiazione naturale. Ulla, che meraviglia! Bello! Chissà per a chi serve. Per i bradipi forse, non so, per le scimmie. Allora, mi sta piacendo, sta venendo fuori qualcosa di caruccio, devo dirvi la verità, a me sta piacendo parecchio. Ma a sto punto possiamo andare a vedere un pochino nello scambio animali che cosa prendere quest'oggi. Mi rimposti le specie, per favore? Ma cos'è sta roba? Ma è meraviglioso. Babirussa di sulla Wesma. Cos'è? Non l'ho mai visto questo. Che meraviglia, questa è la femmina. Ma è meraviglioso sto coso. È preistorico. Bellissimo. Zopedia, si può andare direttamente da qua? Sì. Che meraviglia, l'era glaciale. Fammi vedere un pochino. Un maschio e quattro femmine possono stare. Beh, buono. Ma ragazzi, facciamo questo oggi. Ve lo dico, un animale strano. Posso tornare indietro? Grazie. Non così indietro, cazzo. Dove lo vado a ripescare adesso? E chi si ricorda come si chiama? Anche le tartarughe, devo dire che le tartarughe giganti non mi dispiacciono. Delle Galapagos dovrebbero essere. Dov'è quel coso? Basta sti bisonti, quanti ce ne sono? Non li possiamo acquistare. Volpe artica bella. Eccolo qui, allora. Non è molto longevo, sto maschio, è già 4,7 anni. Vabbè, lo adottiamo lo stesso, signore. Lo adottiamo lo stesso e magari adottiamo qualche femmina un pochino più. Madonna mia, sono messe male, eh. Sono messe male le femmine. Andiamo così, va. Glielo facciamo così. Quindi, perfetto. Va bene, 3 esemplari per iniziare. Vediamo un pochino dove poter fare il nostro habitat. Allora, io volevo iniziare a svilupparlo per di qui. Forse è meglio che gli do una appiattita a sto terreno. Ok, più o meno ci siamo, io direi che lo andiamo a fare più o meno qui, dai, un recintino qua. Vediamo un pochino che cosa possiamo andare a mettere, dovremmo aver sbloccato qualche altro recinto nuovo. Gabbione, resistenza 5, velocità di deterioramento medio, opaco, scalabile, non ha tenuta stagna. Ma sinceramente non saprei cosa andare a mettere, a dire il vero. Olè, lo facciamo così di legno, così... Si avvicina anche al recintone qua dei caimani. Vediamo un pochino, la mia intenzione era questa. Dov'è? In vetro, por favor. Lo metti così. Anche questo, per favore. No, ho sbagliato.
No, me lo metti in vetro, per favore. Ok, di farlo così e magari anche dall'altra parte, a dire il vero. Perché così gli diamo la possibilità un pochino sia di qua che di là di vedere i nostri nuovi animali strani, i nostri cinghiali strani. Perché sì, ci sta. Questi piccoli maialetti particolari. Allora, magari cerco di proseguire con il sentiero, perché sennò qui... Come col 6, sì, larghezza 6 metri. Olè, perfetto. Ok, perfetto. Così diciamo che si può tagliare, andare da una parte all'altra, perfetto. Allora, poi mi dimentico sempre la porticina. Cancello per l'habitat, magari... Non so se farlo di qua, no. Lo facciamo da questa parte. Così almeno... Lo staff dovrebbe far prima, in teoria. Ok, va bene così. Perfetto, perfetto. Ci piace, ci piace. Ok, quindi... Che è successo qua? Un'altra ricerca. Perfetto, dovremmo aver completato il... coso, no? Abbiamo... Grande, grande la nostra veterinaria. Allora, poi... Andiamo a... continuare la ricerca sul cane delle praterie, perché in teoria più avanti si va e più ci risblocca anche la ricerca per la prole, non mi viene il termine. Comunque, magazzino, introduciamo le bestiole, via, venite qua per favore, così almeno iniziamo a introdurvi e a vedere che cosa c'è, che cosa possiamo darvi di più. C'è già la possibilità di ricercarli? No, vero? Perché appena mi danno questa possibilità inizio già a ricercarli, così vediamo di trovargli delle dotazioni apposta per loro. Allora, sinceramente, visto che a me piacciono i laghetti, io sinceramente gliene vado a fare uno, magari un po' più piccinino. Che miseria, un po' farlocco così, però non mi piace. Vediamo un pochino i nostri piccoletti qua. Guardateli, che carucci. Ma che belli. Ma sono pelati, non hanno niente. Carucci, mi piacciono un sacco. Allora, signorini, adesso vi sistemo, abbiate pazienza. Dove vanno? Dove sta? Guarda là come salticchia in mezzo all'erba alta. Non nell'erba alta. Scusate. Allora, innanzi di tutto, erba lunga ce n'è troppa. Noi prendiamo animali che non gli piace l'erba lunga. Impressionante sta cosa. Erba corta, fuori dai coglioni, dai per favore. Via, 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 via l'erba corta. L'erba lunga, via, 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 via. Cosa gli va, genio? La terra. La terra ce ne vuole parecchia. Va bene. Non mi dispiace come cosa, vi dico la verità. Ah no, però l'erba corta... Non troppa. La terra. Vi faccio già allora il posticino qua, vi faccio già. Con la terra, va. La pietra gliene possiamo mettere un po', cosa che probabilmente faremo. Aspettate che l'intensità, giustamente, l'avevo messa un pochino di meno. Ma sì, fai anche così, dai. Vai, vai, che stiamo arrivando. Aspetta che gliene metto un po' qui. Dopo vado a vedere di... farlo un pochino meglio qua. Ok, e addirittura la sabbia gli serve. Attenzione. Beh, visto che gli serve la sabbia, gliela andiamo a mettere allora qui. Che dite? Intorno a quest'area qua, anche se so già che... Ok, facciamo così, una piccola area verde qua. Mi piace, devo dirvi la verità, mi piace. La terra magari... devo mettergliela un pochetto di più. Il terreno, allora, vediamo di finire questa parte qua, perché sennò non andiamo da nessuna parte. L'intensità... Anzi... Leviamo un attimo.
Lo sapevo io che andavo a fare in culo, però così. Però devo levigare un pochetto, devo levigare. Vediamo un pochetto. Non mi dispiace, non mi dispiace, devo dirvi la verità, sì, ci sta, ci potrebbe stare come cosa. Sì, dai, non è... Sì, se vogliono andare ci arrivano. Buono, aggiudicato, signore, aggiudicato. Qui magari... Facciamo così. Qui andiamo a mettere un po' di pietra. Dopo risolviamo tutto. Dopo risolviamo tutto. Allora, qui andiamo a mettere un pochino di pietra. E invece tutta qua attorno gli andiamo a mettere la loro amata sabbia. Che dite? Ci può stare? Ci può stare? Vi garba come cosa? Vi garba, miei cari esserini? Penso proprio di sì. Voilà. Ma... Lo facciamo anche fuori, vaffanculo. Olè. Perfetto, perfetto. Qua si sta bagnando la sabbia. Bello anche l'effetto del bagnaticcio. Aspetta un attimo che qua non è venuto proprio bene. Chi è nato? Oh, un altro cucciolo dei pecari. Perfetto, così ci piace. Allora, già vi aggrada la situazione, vero? Miei piccole bestiole. No, natura, habitat, specie, il babi, eccolo qua il babi. Ce n'abbiamo di roba da mettergli, signori. A voglia. Guarda qua, campane di vento. Si divertono queste campane. Mettiamo qui, le mettiamo. Sì, dopo il terreno è un po' così. Boom, abbiamo ricercato. Ok, adesso magari ti sposto qua sul babi. Sembra un soprannome milanese, il babi. Stasera andiamo a fare l'aperitivo dal babi. Qui ci mettiamo la fanghiglia. Vorrei trovare un posto un pochino più appiattito per fargliela, perché... Allora, vediamo di... Ok, mi piace, ci sta. Vediamo di mettergli anche le mangiatoie, perché sennò qui, poverini, me crepano di fame. Non è cosa molto bella questa, eh. Me lo metti girato, anzi guarda, mettiamo di qua. Perfetto, perfetto. Si stanno creando un po' di zone, ma abbiate pazienza, andremo a risolvere tutto piano piano. Poi che cosa gli manca? Gli manca sicuramente le dotazioni, le piante e il rifugio. Ah, le dotazioni per il momento vanno bene, quello che gli abbiamo messo, quindi queste due? Oh, se vi va bene così a voi non è un problema, assolutamente. Ci mancherebbe, ci mancherebbe. Voglio vedere in natura per le piante, andiamo un pochino a vedere. Beh, oddio, le piante? No, le piante gli serve. Allora, in teoria dobbiamo andare a prendere i continenti. Il continente asiatico e il bioma... No, ho sbagliato. Il bioma tropicale e prateria dovrebbe essere l'altra, sì. Tropicale, eccolo qua. Così in teoria abbiamo la possibilità di vedere tutte le loro piante. Che figata! Ma che meraviglia! Peccato che sia di un DLC che io non ho. Anche l'uva nera e l'uva bianca. Bene, mi fa molto piacere questa cosa. Addirittura le piante carnivore, che meraviglia. Che meraviglia. Che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia. Allora, ce ne sono molte, eh? C'è addirittura il ta... No, questo glielo mettiamo, signori, qui. Che fa ombra a questo giocattolino. Ci sta, dai. Ci sta. Gli mettiamo un sacco di tamarindi a questi, non so, mi piace l'idea. Ci stanno bene con questi esserini, vi dico la verità. Mettiamo qua. Oh là, guarda che caruccio, aspetta, facciamo una roba. Questo proprio lo voglio mettere qui. Ci
sta bene, non so perché, mi piace, mi gusta. L'altro tamarindo invece come sarebbe così? Non è male, non è male. Non è male. Li mettiamo qua. Perfetto, mi piace, mi piace. Come stiamo andiamo? Per le piante. Le piante stiamo già bene così, fate voi. Quello che è un po' un peccato. Addirittura il baobab. Madonna mia, che enorme. È gigantesco. Una cipolla gigante sembra questo, bellissimo. Che meraviglia, che meraviglia. Guardateli come se la ronfano, grandissimi. Grandissimi. Oddio mio. Sto guardicchiando qualche piantina da mettere, però vi dico la verità. Ecco, magari qualche pianta acquatica, questo sì. Questo sì. Questo qua. Questo magari con due fiorellini, così. Ci piace. Ci sta, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta benissimo. Ah, addirittura, cos'è, mangrovia? Sì, 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 la cara mangrovia. La cara mangrovia. Le mangrovie non sono male per niente, a me piacciono un sacco come albero. Soprattutto quando si riesce un attimo a far vedere le radici che escono. Non se riusciamo a fare una roba caruccia così, mettendole tutte così, ci sta. Ci sta. Guarda che bello. Mamma mia, meraviglioso. Meraviglioso. Dopo qua c'è qualche altra roccetta. Ce ne sarebbe di roba da mettere, ragazzi, anche per loro. Ma veramente tanta. Veramente tanta. Anche sti cespuglietti qui. Potrebbe essere qualcosa di divertente da fare. Però poi la copertura non deve essere troppo, non deve essere eccessiva. Addirittura c'è la vite dell'uva. Ma che meraviglia. Ma che meraviglia così. Il bambù. C'è un sacco di roba, una veramente tanta di roba. Ma direi che facciamo una roba. Io adesso gli vorrei far star bene, mi serve il rifugio. Quindi io a sto punto mi sa che vado sempre di codesto rifugio, perché sennò qui non andiamo mai a posto con loro. Manca un pochino, devo dire, manca un pochino. Vediamo se mandiamo tutto veloce, se aumenta la ricerca. Sembrerebbe di no, a dire il vero, sembrerebbe di no. Allora che cazzo sto facendo? Fermi tutti. Habitat. Allora, a questo punto gli vado a mettere un piccolo... Sì, un piccolo rifugio. Io lo vado a piazzare da qualche parte qua, magari. Un piccolo rifugio io lo vado a mettere qui. Anzi, guardate. Ho sbagliato tutto. Facciamo così, un piccolo rifugio messo un po' così a Cassium. Poi voglio vedere anche se... ci c'han fuori delle cose particolari. Allora, per il momento lui sta da Dio. E non si può lamentare. Il gruppo è a posto perché ha 3 esemplari. Può arrivare a un massimo di 5, se non sbaglio. Qui c'è dell'erba alta che non gli dovrebbe garbare, a dire il vero. Vero? Non ti dovrebbe garbare? Gli mettiamo un po' di erba corta, va. Scusate, ve la tolgo, così siete contenti. Cosa fanno? Sono in amore? È probabile. L'accoppiamento del babi avviene in poco tempo. Una strusciatina sul muso ed ecco fatta la magia. È proprio particolare sto esserino, mi piace un sacco. Cioè, dire che sia bello
un parolone, però mi piace particolare, mi piace un sacco, veramente tanto. No, animale morto, come? Non durano niente. Siamo sugli 8 anni qua. Mi dispiace tantissimo. Speriamo che la prole almeno vada avanti. Ricerca completata? Grande. Grande, cosa mi hai sbloccato per i nostri babi qua? Per il babi, cosa mi hai sbloccato, scusami? Eh? Cosa... Eh? Non vedo niente per il mio babi. Giaciglio banchi... Addirittura la banchina per l'acqua. No, gliela metto, ragazzi. Gliela metto assolutamente. Oh, se vuol stare leggermente a bagno, io, ragazzi, qui secondo me è la morte sua. Secondo me, secondo me. Il babi qui non so che cazzo gli ho sbloccato. Ah, la pozzanghera di fango addirittura gli abbiamo preso. Ah, potremmo anche piazzargliela da qualche parte, a dire il vero. La pozzanghera di fango la potremmo mettere qua, a dire il vero. Vai, boom, ci sta. Ci sta, ci sta. Almeno quando sguazzano nel fango possono essere visti dai nostri visitatori. Dulcis in fundo. Io andrei a leggere qualcosina e poi magari ci salutiamo. Il Babirussa, il Dissulawesi, scusate la pronuncia, ma è una specie di suino originario dell'isola indonesiana dei Sulawesi, effettivamente, e di altre piccole isole vicine. Il Babirussa di Sulawesi, vabbè, non lo dirò sempre, io lo chiamerò il Babi perché ormai mi ci sono affezionato, è quasi completamente glabro e ha la pelle grigia, l'abbiamo visto. I maschi hanno 4 grandi zanne che si ripiegano verso il cranio. Il Babirussa ha una lunghezza compresa tra gli 85 e 110 cm e un'altezza al garrese tra i 58 e i 66 cm. La coda misura tra i 29 e i 32 cm. I maschi pesano tra i 70 e i 100 kg, mentre le femmine pesano tra i 45 e gli 80 kg. La specie è classificata come vulnerabile. La popolazione dei Babirussa è andata infatti riducendosi a causa della caccia e della perdita dell'habitat. Strano. I Babirussa restano inoltre spesso vittime degli attacchi di cani domestici e randagi. In Indonesia sono una specie protetta, ma rimangono comunque a rischio. Ci siamo noi. Ci siamo noi a salvarli, miei cari. Ah, sarebbero queste le isolette. Ah, pensa a te, che storia. Ero completamente all'oscuro di queste isolette, vi dico la verità. Perfetto, perfetto. Dati specie. C'è un unico maschio sovrano. Ah, ma qua abbiamo altre cose. Bisogni sociali. Le femmine di Babirussa tendono a vivere in piccoli gruppi con i loro piccoli. I maschi sono solitari. Le femmine vivono in gruppi spesso formati da sorelle. Insieme ai piccoli di età inferiore ai 2 anni, i maschi adulti vivono da soli, ma si uniscono ai gruppi di femmine durante la stagione dell'accoppiamento. Quando le femmine sono in estro, i maschi le trovano seguendo l'odore dell'urina. Se i due maschi trovano la stessa femmina, potrebbero scontrarsi per dimostrare la propria dominanza e aggiudicarsi il diritto all'accoppiamento. I due maschi fanno dei versi, caricano e, se nessuno si arrende, si scontreranno erigendosi sulle zampe posteriori e colpendosi con quelle anteriori. Solitamente vince il maschio con le zanne più grandi. Cazzo, questa è una figata, ragazzi, bellissimo, mica l'avevo letto l'altra volta. Dopo una gravidanza compresa tra i 150 e i 164 giorni, la femmina partorisce 1 o 2 cuccioli. I cuccioli possono mangiare cibo solido dopo 3-10 giorni dalla nascita e vengono svezzati del tutto dopo 6-8 mesi, o anche prima se la madre resta nuovamente incinta. Mazza. I giovani maschi lasciano il gruppo della madre a 1 anno e diventano solitari. Le femmine possono rimanere nel gruppo della madre o abbandonarlo per avviarne uno proprio. Mazzo, dell'imprenditore. C'è dell'imprenditoria in questo animale. Età maturità sessuale 2 anni. Età sterile sessuale morte. Numero di cuccioli per cucciolato 1-2, durata gestazionale 5 mesi, periodo tra due parti 12 mesi. Riproduzione in cattività facile. Però. Dotazioni habitat. Ah beh, abbiamo sbloccato tutti sti qua. Ah, interessante. Non so perché non mi dava proprio il puntino di nuovo, ma va bene lo stesso. Bene. Devo dire che sono contento di questo. Ho sbloccato qualcos'altro? Ah, un altro habitat, perfetto. Allora, continuiamo così, che ci manca il terzo, così
abbiamo fatto, l'habitat per i nostri babi si sta ampliando. Io, signori, a questo punto quasi non so loro come sono, ma io un po' di fresco glielo metterei. Guarda qui che gli dà sulla battigia, secondo me è una meraviglia, è un'assistata Dio lì, secondo me. Il tamarindo, un altro tamarindo, albero per grattarsi, bello, lo mettiamo qua. Non ci sta? Non ci vuole stare? Com'è possibile? Perché? Per quale motivo? Lo mettiamo qua allora, vaffanculo. Qui, così si vede mentre si gratta, così anche la gente gli prende il prurito e inizia a grattarsi pure loro. Beh, diciamo che l'habitat è andato abbastanza bene. Se magari uno dei nostri custodi ha voglia di venire a soddisfare il bisogno dei nostri babi, noi ne saremo molto grati, eh? Che dite? Ce la facciamo, eccolo qua, sicuramente lui, il nostro uomo. Ecco, vedete che iniziano ad aver problemi con la gente, con il gentume che va e viene. Bisognerà creare delle strade fatte apposta, eh? Vedrò come fare. Vai, caro, vai. Cosa gli dai? Dello schifo. Aumenteremo anche il cibo dei nostri babi. Magari possiamo già farlo, a dire il vero. Oh, meccanico, su via. La recinzione fa già schifo, la cambieremo allora a sto punto. Animali, vediamo se il pasto possiamo... Oh, là. Gli diamo il pasto più decente, signori. Noi ci teniamo i nostri animaletti. Iniziate a cicciare, forza un po'. Iniziate a far cucciolini, che sono curioso di vederli, i cucciolini del babi. Oh, alla fine devo dire, qua effettivamente è un po' spoglio, eh. È un po' spoglio, dico la sincera verità. Però, non mi dispiace, devo dire. È venuto abbastanza bene. Cosa fanno qui? Sguazzano nello schifo. Vanno in cerca di radici. Mazza, è casino, madonna, sono proprio dei maiali, davvero. Sì, però un po' più vicino alla cinematica, sennò che cinematica è? È dall'alto. Cosa siamo, un'aquila? Allora, io con questo soave e dolce suono direi che ci possiamo salutare qui. Magari questa puntata sarà stata un pochino più veloce, ma ci sta. Purtroppo ho poco tempo, perdonatemi. Però almeno abbiamo portato avanti quello che è il nostro zoo e abbiamo introdotto un altro nuovo animale, parecchio strano. Abbiamo fatto la zona picnic, l'ho fatta io, ve l'ho fatta vedere. Abbiamo messo qualche altro negozietto, abbiamo fatto poca roba, a dire il vero. Pensavo di dover fare di più, sinceramente, cosa che si poteva anche fare. Però ci tenevo a mettere qualche animaletto dentro al nostro zoo, sinceramente. Guardate come corre, felice, come scorrazza. Io, come al solito, sempre vi invito a lasciare un mi piace se vi sta piacendo, un commentino per farmi sapere la vostra. Magari anche se volete qualche animale che vi grada, che vorreste vedere, lo andiamo a inserire, perché no, se lo facciamo insieme è anche più divertente. E come al solito iscrivetevi al canale per seguire le varie avventure. E noi, come al solito, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Anch'io vorrei scorrazzare così tanto, libero, più o meno libero, dai. Però vorrei scorrazzare così, guardate.